Questo è un libro, anche questo è un libro. Anche questo, anche questo, anche questo, anche questo, pure questo e questo, poi questo e questo. Ma perché non ci mettiamo a scrivere dei libri anche noi? Perché con tutte le cose che abbiamo da raccontare non proviamo a scriverle tutte dentro ad un libro e dare così vita ad una storia che è poi la nostra storia. Mettere insieme i pezzi, ricollegare le cose, dare un senso alle nostre vite. Poi mi chiedevo anche che senso ha leggere in realtà. Qualcuno una volta rispose che leggeva perché aveva paura di finire i suoi giorni dentro un McDonald's, il resto della sua vita dentro un McDonald's. Quindi leggeva per non doversi ritrovare a lavorare in una situazione del genere, per poter innalzare il suo livello culturale. Umberto Eco una volta disse che leggere era un po' come entrare nelle vite degli altri, nelle mille vite degli altri. E per me questo è bellissimo. E allora ho da sempre cercato di circondarmi di persone che leggessero, che scrivessero. E oggi vorrei raccontarvi la storia di uno scrittore vero, che si chiama Patrick Fogni. Così andremo a Bologna, di nuovo, alla Feltrinelli, per la presentazione del suo nuovo libro, che si intitola A chi appartiene la notte. Quindi andiamo. Ed eccoci alla Feltrinelli, quindi ora entriamo. Non ci crederete mai, ma sono entrato e guardate un po' chi ho trovato. Patrick! È lui il nostro scrittore. Ma sei alto? 1,83. 1,83 di saggezza. Magari. Comunque ho scoperto che in questa libreria la gente non fa altro che parlare. Io pensavo che nelle librerie bisognasse stare in silenzio, e invece c'è gente che chiacchiera, gente che ha telefono. Bella questa cosa, interessante. E poi io volevo sapere perché Alberto Angela va così tanto nei social. Qual è il segreto di Alberto Angela? Il libro non è ancora ufficialmente uscito mentre sto registrando, quindi qui il segreto e abbiamo trovato dove. Eccolo qua, sono 476 pagine. Buona fortuna. Ho trovato la prima fan di Patrick e adesso le chiederò perché ti piace Patrick Fogni. Ho cominciato fin dal primo che ha scritto e mi sono piaciuti tutti. Sono lunghi, ma riesco sempre a trovare il tempo di leggerli perché deformano la percezione del tempo. Ecco. Questo è una cosa che non tutti i thriller fanno. Onestamente Patrick da questo punto di vista qui è speciale. L'algoritmo però non ve lo so spiegare. Tutta colpa dell'entropia. Sta arrivando un sacco di gente, ma mi sa che sono il più giovane. Questo è il pubblico. Ora iniziamo. Buonasera a tutti, io sono Alberto Sebastiani ed è con piacere che sono qua assieme all'amico Patrick Fogni per presentare A chi appartiene la notte, la sua ultima fatica, in anteprima qua a Bologna. Ed è un grande piacere presentare il libro che secondo me è il libro più riuscito di Patrick Fogni. In realtà l'idea è quella. L'idea è provare a chiedersi se sia l'invenzione o la verità quella che influisce di più sulla realtà. Se sia una storia inventata, quella che modifica quello che poi succede, o se sia effettivamente invece qualcosa che ha una aderenza vera, modifica quello che succede. L'unico modo è inventarci sopra una storia. Paradossalmente credo che oggi, per cercare di raccontare il mondo in cui viviamo, si debba probabilmente allontanare dalle storie vere. Si debba provare a passare per metafora in qualche modo. Si debba provare a raccontare una storia di finzione. Mi chiamo Irene Fontana, rivendicazione, via la maschera, il primo passo per liberarmi di me stessa, il secondo l'ho fatto poche ore fa. Non so se sono capace di amare, le ho detto. Non so neppure se ti amo, come faccio a definire una cosa che forse non conosco? So che posso amare un uomo, perché l'ho fatto, e che quello che provo per te non assomiglia a nulla che ho provato per un uomo, ma non è meno forte, è meno drammatico, è meno splendente. So che sono un fortiere sigillato, impossibile da scassinare, di cui a giorni alterni sono certa di non avere più la chiave, ma so anche che qualcosa hai visto e continui a vedere, e che il modo in cui riesci ad attraversare le pareti è l'unica cosa che mi fa sentire viva. So che nulla nella mia vita è per sempre, non è mai accaduto. Non l'è stata la mia famiglia, anche quando la vita le avrebbe concesso di esserlo. Non l'è stato il mio lavoro, non l'è stato il luogo in cui ho vissuto. Ma se ognuno di noi è concesso una briciola di eternità, vorrei che fossi tu. Senza pretese, senza rivoluzioni o cataclismi. Soltanto un fiume che scorre, tiepido, gelido o bollente, perché sa dove può andare. E hai ragione, non so vivere da sola. Vivere da soli è una cazzata, un'illusione. L'arroganza di chi vorrebbe fottere un mondo che ti fotte sempre, perché è la sua natura. E non voglio vivere da sola, voglio vivere con pochi. Una mano ha solo 5 dita. Può uccidere, offendere e salvare. E tutto quello che viviamo passa attraverso gli occhi, e gli occhi sono soltanto due. Greta mi ha guardata. Eravamo fuori dal suo studio, le avevo chiesto di uscire un secondo. Avevo la solita aria truce, le mani in tasca, niente che non fosse già successo. Non lo ripeterò mai più, ho detto alla fine di un breve silenzio. Lei si è messa a ridere. Quella risata stupida che fa sempre, le palpebre socchiuse, la testa appena inclinata. Stasera mi fai gli strozzapreti, ho detto. Ho pensato che hanno ragione quelli che dicono che cucinare per qualcuno è prendersi cura, e che davvero cura potrebbe derivare da cuore. Le ho fatto gli strozzapreti qualche ora fa, e a lungo, come accade di rado, il tempo ha deciso di non muoversi. La presentazione
sessione è finita e adesso credo inizierà tutto il tempo delle firmacopie, per cui dovremo aspettare un po' prima di fare delle domande noi. Come stai, Patrick? Molto bene. Due parole sulla tua prima presentazione. Ho un po' fame, però sto bene. Presentazioni, io mi diverto a fare presentazioni. Poi tu lo sai che mi diverto a fare presentazioni. Ma io non devo saperlo, noi non siamo amici. Ma tu lo sai. Perché Castelnuovo nel tuo ultimo romanzo? Tu hai scritto un sacco di romanzi, perché proprio Castelnuovo? Ti viene facile raccontare un posto in cui vivi. Vivi una penina reggiana, ma è da 10 anni. La storia è nata con la pietra. Non poteva esistere senza la pietra quella storia. Perché un thriller? Perché non una storia d'amore? Perché non un giallo che comunque ha certe sfaccettature del thriller? Del genere delle storie che scrivo non me ne è mai fregato sostanzialmente nulla. La storia che mi viene in mente è quella. E una storia ha bisogno di una scrittura. La storia si porta dietro il modo di scriverla. Quindi non ti saprei nemmeno dire se... Anzi, guarda, probabilmente questo non è. Mi interessa veramente poco sapere il genere della storia che scrivo. Mi interessa sapere che scrittura serve per la storia che ho in mente. Nel romanzo è citato un argomento molto importante che è la verità. E si trattano temi di post-verità. Che senso ha oggi scrivere romanzi? E perché uno dovrebbe scrivere romanzi piuttosto che scrivere un post su Facebook? In un post su Facebook, considerando il tempo di attenzione della gente che ti legge, un ragionamento mediamente articolato non lo puoi svolgere. Siamo nati per raccontarci storie. L'essere umano si racconta storie da quando ha cominciato a disegnare su una grotta. Abbiamo bisogno di staccarci dalla nostra realtà, abbiamo bisogno di evadere, abbiamo bisogno di qualcuno che ce la interpreti, forse anche attraverso una storia. Come si fa a catturare l'attenzione in un'epoca in cui la soglia di attenzione è molto molto piccola, no? Non credi che i social network hanno cambiato anche il modo di scrivere? Spero di no, perché sarebbe un peccato. L'attenzione che tu puoi dare a un post è un'attenzione limitata. Se pensiamo di leggere un libro con quella soglia di attenzione lì, siamo finiti. Un libro ha bisogno del suo tempo. Con un libro devi ricreare l'effetto sala cinematografica, devi prendere e infilarti in quella storia. Serve che chi la scrive sia in grado di calarti nella storia. Certo, stiamo perdendo molto la capacità di stare sul pezzo, ma in generale la capacità di stare sul pezzo. Siamo molto persi a correre dietro a qualcosa e probabilmente se ci fermassimo a chiederci a che cosa stiamo correndo dietro non saremmo neanche in grado di dirlo. Se cominciamo a scrivere pensando che chi ti legge ti leggerà con 25 secondi di attenzione, finita. La lettura è finita, la scrittura è finita. Nessun senso. Quindi se volessi scrivere un libro, o se un ragazzo che guarda questo vlog volesse scrivere un libro, cosa gli consiglieresti? Gli consiglierei intanto di leggere, perché si comincia a scrivere quasi sempre per emulazione e provi a vedere se sei capace di farlo anche tu. E poi gli consiglierei di fregarsene di quello che ci sta fuori, scrivere la storia che gli viene in mente come gli viene in mente, di essere a servizio di quella storia lì, di fregarsene se chi ti leggerà avrà tempo di leggerti, non avrà tempo di leggerti. Fregatene del pubblico. Scrivi la tua storia come ce l'hai in mente. Prima di farlo, leggi tantissimo. Prima di cominciare a scrivere, leggi, e leggi tanto. Ma una volta che il libro l'ho scritto, come faccio? Incroci le dita e speri. Per certi versi non c'è mai stata così attenzione agli esordienti come c'è adesso. È molto più facile entrare ed è molto difficile rimanere. La soglia di accesso non è complicatissima. È molto complicato una volta che sei entrato riuscire a fare il secondo, il terzo, il quarto libro. Se hai una storia giusta, giusta non vuol dire che devi incontrare un pubblico. Non pensare mai perché è stata scritta, pensa per te. Se hai una storia che funziona, ci sono possibilità che almeno tu possa essere ascoltato. E questo non era sempre così. Questa è una grande opportunità. Poi incroci le dita e speri. Ma lo faccio anch'io. Allora, tutti a scrivere il primo libro, per il secondo si vedrà. Ma in parte, secondo me, ha più a che fare con come vi viene raccontata quella storia lì. Se ci pensi, la storia dei promessi sposi ha tutte le potenzialità per piacervi. Ha due problemi enormi. Uno è un compito di scuola. Due, forse, ha bisogno che chi ve la racconta, chi ve la impone, provi il sistema di farvela amare. In fondo, Twilight è da quelle parti lì. I promessi sposi è una storia d'amore impossibile. È una storia d'amore fra due persone che hanno tutto il mondo che non vuole che non si amino. Tutto il mondo. Dove c'è il potente di turno che schiaccia il debole, addirittura la rapisce. C'è un personaggio senza nome che vive in un posto stranissimo. Ha tutte le caratteristiche. È ovvio che se tu le appoggi lì come se fosse banalmente un libro di scuola, cioè lo fai perché lo devi fare, e che probabilmente insieme a quella roba lì tu devi trovare il sistema di appassionarmi alla lettura con cose più semplici. La mia prof di liceo a me faceva leggere Sciascia. Sciascia è semplicissimo da leggere. In realtà ti sta raccontando tutt'altro, ti sta raccontando una storia molto più grande, sono poche pagine, una lingua semplicissima, altissima perché semplicissima. Però ti appassioni alla storia. È ovvio che se chi gli deve insegnare ad appassionarsi alle storie non riesce ad appassionarsi lui stesso a quello che ti sta spiegando, diventa un problema enorme, gigantesco. Perché da bambini vi piacciono le storie? Perché sono le storie perché racconta la mamma.
perché la mamma si appassiona a raccontare le storie al figlio e allora ti piace. A un certo punto non ve la racconta più nessuno, ve la impongono. Quel buco lì dopo te lo porti via. Non è mai esistito un mondo come quello di oggi che legge tanto. Il problema è che anziché leggere un libro o un quotidiano, legge uno status di Facebook e cambia un bel po'. È una lettura continua. Però non leggi storie. Come fai a prendere un mondo che legge tantissimo e a continuare a fargli leggere dei libri? E come fai a far leggere libri a voi? E già qui io potrei chiudere il blog, perché lezione backstage di vita, filosofia, letteratura, tutto quanto, fantastico. Il vero punto, sono i professori di italiano. Se non volete fare i prof, non li fate. Cioè, io ho avuto un fantastico professore di italiano alle medie che mi ha insegnato un sacco di cose, tipo leggere, scrivere, ascoltare le persone, soprattutto quello. Perché secondo me, poi magari mi sbaglio, ma secondo me se non ascolti le persone, non ascolti te stesso, non hai nulla da dire, non hai nulla da scrivere. E questo forse è anche peggio. Il punto è che ogni volta che si parla di storie, di raccontare qualcosa, un po' mi emoziono e anche un po' mi arrabbio, perché penso a quante opportunità abbiamo, quante occasioni abbiamo per parlare, per raccontarci, per ascoltarci, e le sprechiamo tutte e lasciamo che la vita ci scorra addosso, accanto, che le persone passino, poi lasciamo che le cose si dimentichino e non ci si prenda cura di la bellezza che ci circonda. Ecco, quello è uno spreco che io non posso permettere, davvero non posso farlo. Cerchiamo di non sprecare nemmeno un attimo, se c'è possibile.